Una cerimonia dall'alto valore simbolico che vuole, soprattutto invitando le giovani scolaresche del comprensorio Teramano, affidare un messaggio di speranza e di riscatto sociale e di giustizia sociale nei confronti di tutte le mafie e di tutti quei cancri che non rendono possibile una vita democratica, una vita di benessere. È ancora importante il ricordo di Giovanni Falcone? Il ricordo di Giovanni Falcone è un ricordo essenziale per additare appunto alle giovani generazioni future un esempio di un uomo che ha combattuto pagando con la vita uno dei cancri principali dello Stato italiano e ci ha dato la possibilità di vivere con il suo esempio una fase ulteriormente democratica come quella in cui che si è sviluppata dopo negli anni successivi al suo sacrificio. Non si può nascondere che a seguito dell'attentato del 92 sono stati forti i moti, specie interiori, di molti ulteriori uomini dello Stato che hanno voluto fortemente riportare lo Stato alla primazia che meritava e i segnali che sono stati dati nel tempo con gli arresti di Riina, Provenzano e non ultimo il 16 gennaio scorso con quello di Matteo Messina Denaro da parte dei Carabinieri del ROS sono segnali fondamentali. Parlando del territorio della mano, l'arma dei Carabinieri è sempre vigile. Parlando del Teramano, la guardia è alta, però io poco fa ho già detto che molto alta nel monitorare situazioni che possono attecchire alla criminalità organizzata, ma è ancora più forte nel contrastare reati che nella loro invasività, nel violare l'intimità della gente, sono ancora più fastidiosi. E mi riferisco soprattutto ai furti nelle abitazioni, alle truffe in danno di anziani. Sono sicuramente le nostre principali priorità strategiche che stiamo cercando di combattere fortemente sulla provincia.